Ed eccoci all'incrocio. Aspetta, ricevo un segnale. Viene da... Aspetta un attimo. Tu vuoi attaccare il compositore? Non ne abbiamo già parlato? Ascolta, io mi tiro fuori. Devo vincere il gioco. Non voglio più correre i rischi. Va bene, non ti chiederò più di partecipare. Almeno lascia che trovi il fiume. Ok, ma poi basta. Come sei generoso. Il segnale viene dal sottopassaggio della stazione. Sottopassaggio della stazione, allora di qua. Aumenta leggermente la quantità di ESP ottenuti. Beh, va bene. L'anello d'oro invece aumenta la quantità di ESP. Senza un po'. Mentre questo qua, anelli frangipiani, aumenta anche lui la quantità di ESP ottenuto. Ah, non male. Al prossimo giro di soldi lo compro, dai. I tuoi PF massimi aumentano di 34. E vuole la vipera rossa. La vipera rossa ce l'aveva il vecchietto dall'altra parte, quindi volendo. Qualcosa che aumenta l'attacco ce l'hai? No, peccato. Perché la statua di Achiko si può toccare? Buon vecchio Achiko. Di un po', Neku. Sai perché le persone lo chiamano il cane fedele? Beh, sì. Perché continuava ad aspettare il suo padrone, anche molto dopo la morte di quest'ultimo. Esatto, il proprietario di Achiko era un professore, e ogni giorno si recava alla stazione di Shibuya per andare a lavorare. Achiko è nato nel 1923, uno dei pochi cani Akita puro sangue rimasti. Quando il padrone usciva o rincasava, spesso zampettava fino alla stazione per salutarlo. Questa sì che è fedeltà. Tuttavia, nel maggio del 1925, il suo padrone morì inaspettatamente, ciononostante Achiko continuò con il suo rituale giornaliero per 10 anni. Uno dei giornali più famosi all'epoca portò all'attenzione nazionale la storia di Achiko. Presto, non solo i cittadini di Shibuya, ma tutti i giapponesi, si commossero per l'irremovibile virtù del cane. Diventò un esempio da seguire per tutti. Allora, gli venne dato l'appellativo di cane fedele. Conosci molto bene questa storia. Però, tutti quegli anni... Che cane, eh? Beh, dipende a chi chiedi. Alcuni pensano che Achiko avesse un altro motivo. C'era una bancarella di yakitori in stazione, quindi alcuni dicono che ad Achiko piacesse semplicemente il pollo. Stai scherzando? E perché trovarono alcuni spiedini di legno nel suo stomaco? Quando gli fecero l'autopsia. Una prova schiacciante. Decidi tu. Wow. La verità è morta con Achiko. Ma mi incuriosisce sapere la tua opinione. Perché Achiko tornava alla stazione ogni giorno? Aveva la rabbia, ma no. Per aspettare il padrone? Può essere. Magari mi si diceva la rabbia. Neku, non dire cagate. Anche la statua. Ma facciamo il tour di tutte le attrazioni, insomma. Ecco di nuovo la statua di Moyai. Di un po', Neku. Sai come è fatta ad arrivare qui la statua? Non ne ho idea. Beh, è stato un regalo. L'isola di Nijima la presentò nel 1980 per celebrare un secolo di amministrazione sotto Tokyo. Il nome assomiglia a quello delle statue Moai dell'isola di Pasqua. Ma si dà il caso che, nel dialetto di Nijima, Moai significa anche collaborare. Non sto scherzando. Proprio come me e te, Neku. Siamo la vera rappresentazione del Moai. Vediamo se stavolta ci fa andare oltre. Ecco fatto. Qui? Sembra che ora il radar funzioni. Benvenuti nel fiume di Shibuya. Da quando c'è un fiume qui? Mi giunge nuova. Il compositore è più avanti. Cosa? Siamo bloccati. Barriera, eh? È finita qui. A meno che non ci sbarazziamo della barriera. Torniamo indietro e cerchiamo altre informazioni. Cerchiamo dove? Chi potrebbe sapere di questo? Anekoma? I demoni? Jesus! Abbiamo trovato il tuo fiume, soddisfatto? Per ora. Oh. Ma che? Un rumore! Lo stesso tipo di prima, preparati! Questi sono tosti, oh no! Sono cattivi, ma soprattutto hanno la difesa frontale. Dai! Scusa, ecco, appunto, stavo dicendo, ma scusa, l'altra volta non era... Aia, che dolor! Non bloccava tutti gli attacchi frontali. 10.000 yen, ma scusami. Io, in realtà stavamo combattendo, l'abbiamo ucciso,
esse. Sembra di no. Direi che siamo in svantaggio. Ah, non posso arrendermi ora. Va bene. Speravo di poterle evitare. Potere supremo! Devo dire che questa scena nell'anime è ancora più figa. Santo! E da quando ne sei capace? Te l'ho detto, non mi piace sudare. Bravo! Chi va là? Buon pomeriggio, ragazzi. Ehi, ragazzino. Tu sei vivo, non è così? Cosa? Quello era un colpo con i controfiocchi. Nessun giocatore potrebbe farlo. Non si vede roba così nel PS. Sai, i vivi non sono ammessi nel gioco. Questo fa di te un trasgressore delle regole. Potrei cancellarti in questo momento. No! Ma non lo farò, eh? Troppo lavoro. E poi quel rumore mi stava dando un gran fastidio. Quindi diciamo che non ho visto niente. Ma non ci sarà una prossima volta. Sarai cancellato prima di potertene accorgere. Da Uzuki. A dopo. Ah, che fortuna, Neko? Joshua, è vero? Sei vivo? Oramai il sacco è vuotato. Sì, Neko, sto giocando al gioco da vivo. Sei... ma come? C'è una falla in qualsiasi cosa. Essendomi intrufolato, non ho una spilla del giocatore, ma così è la vita. Quindi tu... dai, non è questa gran cosa. Abbiamo stretto un patto valido. Siamo come qualsiasi altra coppia, Neko. No. Eh? Non ho capito. Non lo siamo, moccioso. Come puoi dire di essere come noi? Tu sei vivo. Tu sei qui perché vuoi esserci. Noi no. Io non voglio stare qui. Non sto giocando per divertirmi, maledizione. No, tu giochi perché vuoi essere di nuovo vivo. Almeno otterrai qualcosa da tutto questo. Piccolo bastardo. Solo quello che tu mi hai tolto. Tu mi hai ucciso. Oh, Neko, hai detto che non te lo ricordavi? Che furbetto. E anche se fosse? Cosa? Anche se fossi io quello che ti ha ucciso? Cosa puoi farci? Turf. Chapter closed.